Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, video flash. Perché mi stavo mettendo a piangere, perché è tornato un pacco così, aperto, spaccato. Dentro c'era una mystery box che è stata dilaniata dal corriere, ma non sappiamo perché, con il suo contenuto. E fortunatamente non è aggradata, o se c'era, ecco cos'è che manca. Io non lo posso sapere, magari c'era una gradata, magari c'era un pacchetto vintage. No, il pacchetto vintage no, perché i pacchetti sono tre. Quindi no, la gradata, se c'era, è stata presa. Questa è la mystery per come è arrivata, io non l'ho aperta, vedete di sopra è sigillata ancora. Ah, ragazzi, tra l'altro, sì, dentro la mystery box c'era una gradata. Quindi non so che dire, giusto. Cioè, io non lo so, magari toccandola, non so perché c'era qualcosa di rigido, non ne ho idea, perché in teoria non si dovrebbe sentire. Poi anche tramite il pacco, non lo so, fatto sta che magari la ne aprono tutte, o ha beccato il corriere che ha acquistato le mystery box e voleva la gradata, non ne ho idea. Fatto sta che sì, ragazzi, c'era una gradata 9 di PSA, non vi dico altro. Quindi ecco cos'è che mancava all'interno della mystery. Però a sto punto, scusa, l'hai aperta, prenditi anche i pacchetti, non li rovinare. Non lo so, magari si è aperto solo origine, non gli interessava. Ditemelo voi nei commenti. Vi ritorno al video. Facciamo vedere. C'è mamma boss che riprende. Così, è arrivata così, ma questo mi sa è un palese taglio. Sono due tagli sicuramente, ma non capisco il perché, perché i pacchetti sono distrutti. Guardate che pieghe. Qua addirittura in origine perduta, che era semi aperto, è stato pullato Castform, che poverino è stato distrutto. Abbiamo due pacchetti, forse ancora ossidiana si potrebbe salvare, non penso, ora ce li apriamo. Pacchetto giappo, questo che sembra non è intatto assolutamente. Andiamo a vedere che cosa c'era qua. E io metto a piangere perché il mio lavoro, ragazzi, il mio lavoro è stato... Ah, c'era un allenatore. Ragazzi, che tristezza, il pull al garo, ma proprio distrutta. Raga, non acquistate tramite Vinted, purtroppo... Ah, no, si sono rovinate, la maggior parte si è rovinata, raga. Peccato. Vabbè, me ne tirerò per ricordarmi di, non lo so, uccidere i corrieri. Di questo massacro. Uccidere i corrieri. Di un pacco. Aprire. Un pacco massacrato. Aprire Crepuscolo Mascherato in giapponese, che non mi ricordo come si chiama. Anche questo distrutto, ma guarda, ti immagini c'è tipo l'alternative. E spero non ci sia niente. Ah, c'era un pull. C'è tutti i pull, raga. Io mi metto a piangere, veramente. Guardate cosa è successo qua. Ma poi che senso ha sti piedi? Boh. Ma non lo so, ma è difficile, perché è ben imbottita la mystery. No, ma è stata spaccata di È proposito. Stata spaccata, sono usciti i pacchetti e si sono piegati, non lo so. Cider, qua nemmeno il trick abbiamo fatto. Bounyard. Armarouge, scusate, Among Us, sì, Among Us, Scyther, Dactrio, ok, Toxtricity, qua fortunatamente nessun pull, perché se c'era un Charizard piangevo. Vediamo se qua c'è Ralts, che mi manca in collezione. Magari cercavano la carta in particolare e si sono portati codice, quella. Codice, trick da uno. Trick da che? Allora, Energia, Krogunk, Dedenne, Kirlia, Scambio, Mabustif, Mimosa, Spiritomb, Tarantola, Growlithe e Armarouge. Cioè, raga, io... Un massacro. Ragazzi, anch'io ci sono rimasta male, dopo tutto il lavoro che ci sta dietro. Preferivo, sai, che si portavano i pacchetti, almeno non li rovinavano. Facevano i contenti i suoi figli. Cioè, se devi rubare, devi rovinare un pacco, prenditeli e basta. Cioè, dimmi che il pacco si è disperso, ma no che me lo fai tornare così. Io ora rimetterò tutto per com'era, perché ho fatto le foto, vediamo se cosa ci dice, ovviamente. E giustamente la persona che non ha ricevuto la mystery. Vediamo in origine perduta. No, non c'è più nient'altro. Ma poi cos'è successo? Lo scotch. Cosa gli è successo a questi pacchetti? Quindi i pull di questa mystery sono questi tre. Cioè la sleeve è proprio distrutta. Raga, con tutto che è un bel mazzetto grosso, e niente, perché i pacchetti sono usciti dalla mystery. I gadget sono integri, quelli sono a prove di bomba.
Quindi manco quelli hanno voluto. Che cosa cercavano? Ma non lo so. Cosa pensavano fossero? Magari pensavano che mettevamo polverina. Non lo so, ma poi borotalco se... mettiamo, borotalco. Se loro, cioè, o polvere di... Come fai a rompere un bacco del genere? E pensavano sicuramente che portavi altro. Come fai a rompere la polvere di casa? C'è un bacco così. Tagliato, questo è stato come lo fai a rompere? Guarda, qua c'è uno spunto. Ma no, ma guarda, anche qua c'è un buco. Come fai a rompere un bacco del genere? E poi cioè, per quale motivo? Non lo so, raga. Un mistero che aleggia dietro le mystery box. Fortuna, non lo sappiamo se a questo punto c'era la gradata, perché non è che non lo so. Raga, ne stiamo vendendo tantissime, quindi non ho idea dove siano le gradate, dove ne siano... Il pack vintage no, perché in questo caso c'erano i tre pacchetti, sarebbe stato uno di questi tre. Quindi no, questo è il pacchetto che do bonus, che può essere di diverse serie, questo lo uso, lo metto. Le carte sono qua, i pull sono qua. Certo, e l'acquirente aspetta ancora di ricevere il pacco. E l'acquirente dice, a casa mia non è mai arrivato niente. Giustamente. Uno di voi dice, a casa mia non è mai arrivato niente. Ragazzi, non lo so, commentate qui sotto, lasciate un like, l'iscrizione, ragazzi, supportateci in questo modo, io... andrò a piangere con queste carte veramente piegate. Grazie mille per aver visto questo video. Commentate, passate, sì, da Vinted. Ragazzi, tra l'altro, off topic, ho contattato Vinted e niente, non esiste un rimborso. Anzi, secondo loro, dalle foto sembrerebbe che il pacco che io ho spedito e che mi è tornato indietro, non si sa per quale motivo a questo punto, sia in perfette condizioni e che il prodotto non abbia, diciamo... ha avuto nessun danno, quindi io non capisco onestamente Vinted come controlli tutte queste situazioni. Comunque dalle foto è palese che il pacco sia stato quantomeno manomesso, sia stato distrutto durante la spedizione dal corriere a questo punto, e non capisco come Vinted appunto mi possa dire no, è perfetto, non c'è nessun problema, non ti restituiamo i soldi, li abbiamo restituiti quantomeno a chi ha acquistato ma non a te, quindi va bene. Ragazzi, niente, vi rilascio al video, sono qui che stavo montando e non smetterò mai di essere triste per questa cosa che è successa. Comunque ragazzi, voi continuate ad acquistarle, mi dispiace qualora dovessero arrivare così, non è un problema, Vinted vi rimborsa, non rimborsa a me. Per più che altro vi posso consigliare di acquistarle dal pokeboss-store.com, perché da lì ragazzi, dal nostro sito, c'è una garanzia un tantino più rilevante, quantomeno anche nei nostri confronti che le prepariamo. Quindi vi lascio il video, ciao. Allora, in teoria su quelle che arrivano questa è la prima che torna in questo modo, quindi spero sia successo una volta e non si finisce mai di stupirci. Io utilizzo sempre pacchi ben imbottiti, questa era nuova quando l'ho spedita, quindi immaginate quanto è sporca, quanto è massacrata e bucata. Era nuova, tra l'altro sotto l'etichetta, faccio vedere così, sotto l'etichetta c'era un altro buco, proprio un taglio, non lo so, è ben imbottita e poi l'hanno rimandata così aperta. Non sì, è che dice l'hanno scocciata da capo. Accorta, mamma boss dice, ma è aperta. Io pensavo fosse chiusa tranquillamente. Invece così è arrivata. Cioè con un po' di scotch e la mystery dilaniata qua dentro. Cioè ma magari anche chi l'ha consegnata ha consegnato un pacco spaccato. Boh. Comunque ragazzi, ci vediamo alla prossima. Grazie per il video e ciao allenatori. Alla prossima.